Nel Museo dell'Innocenza ho letto che prima che Kemal usasse la parola amore per descrivere il suo sentimento per Füsun, già ne manifestava i sintomi. Cominciava a temere di essersi preso una cotta e aveva già sentito una fitta di gelosia, pensando che Füsun aveva scoperto con lui un piacere erotico che adesso poteva provare anche con gli altri uomini. E nel giorno in cui avrebbe vissuto l'istante più felice della sua vita, Kemal esplose di gelosia perché Füsun aveva 10 minuti di ritardo. Si lanciò per le strade di Nishantash e la incontrò mentre lei lo stava raggiungendo all'appartamento. Mentre camminavamo senza parlare lungo la strada che portava all'appartamento a Palazzo della Pietà, ci stavamo velocemente avvicinando all'istante più felice della mia vita. Avevamo la testa sul cuscino e i nostri occhi fissavano i buchi aperti per i tubi del riscaldamento, della stufa, i loro coperchi, il bastone della tenda, la tenda stessa, i bordi del soffitto e delle pareti, le crepe, le croste di colore e lo strato di polvere. A volte per me è stato difficile leggere il romanzo, specie i dettagli intimi degli incontri amorosi di Füsun e Kemal. Noi non parlavamo mai di quelle cose. Ma adesso io e chiunque legga il romanzo sappiamo che l'istante più felice nella vita di Kemal è stato esattamente quando egli dolcemente penetrò dentro Füsun. E quello fu anche il momento esatto in cui l'orecchino di lei cadde. A volte mi pareva di leggere un diario che non avrei dovuto sfogliare. In qualche modo scoprire i segreti del passato di Füsun modifica anche il mio di passato.